Ciao a tutti! Anche quest'anno abbiamo pensato di proporvi qualche idea per il menù di Natale. Noi incominciamo subito con l'aperitivo, che sarà molto sfizioso ma anche semplicissimo da realizzare, così non avete troppi pensieri per la testa nel giorno di Natale, che già ci saranno mille cose a cui pensare. Come cocktail abbiamo pensato al mimosa, semplicissimo da realizzare, l'abbiamo fatto con il succo d'arancia fresco ed è squisito. Iniziamo con il nostro estrattore, quindi andiamo a mettere dentro i pezzetti d'arancia e facciamo partire. Ovviamente potete utilizzare anche una centrifuga o ancora più semplicemente potete utilizzare lo spremiagrumi. Una volta ottenuto il succo possiamo andarlo a mettere in un contenitore e versiamolo nel bicchiere. Noi utilizziamo il flutto, lo riempiamo circa per metà, possiamo fare benissimo ad occhio. Comunque le quantità sono metà di succo d'arancia e metà di spumante, quindi adesso lo andiamo ad aggiungere e guarniamo con mezza fettina d'arancia. Io con le guarnizioni sono pessima, voi apprezzate il mio sforzo. Di solito quando faccio queste cose ce la butto dentro, comunque dai, sono carinissimi. Come snack facciamo dei finti nachos utilizzando semplicemente delle piadine, potete utilizzare le piadine che preferite. Vado a spennellare la superficie con un pochino di olio su entrambi i lati, è una cosa molto veloce e cercate di non esagerare con l'olio, diciamo che circa un cucchiaio a lato è più che sufficiente. E adesso andiamo a tagliare le nostre piadine a spicchi. E adesso andiamo a disporre i nostri prototipi di nachos sulla teglia. E possiamo infornare adesso a 180 gradi. I nostri finti nachos, che peraltro sono buonissimi, li andremo ad accompagnare con qualche cremina. Abbiamo pensato di realizzare un hummus al pomodoro fatto con i pomodorini secchi, trovate le ricette qua su nelle schede e nella descrizione. Poi la spicy hummus mayo è stupenda, una crema davvero fantastica, buonissima. E infine andremo a preparare una salsina piccante al pomodoro, una sorta di salsina messicana, così da richiamare un po' i nachos. Anche questa ci è venuta buonissima, io ve la straconsiglio ed è facile da preparare e vi faccio vedere come. In un pentolino andiamo ad aggiungere il pomodoro, questi erano dei pelati che io ho semplicemente tagliato al coltello. Aggiungiamo un pochino di cipollotto fresco, aggiungiamo sale, zucchero e un po' di peperoncino, aggiungiamo una punta di aglio in polvere, un cucchiaio circa di aceto di mele, un pochino di olio, mescoliamo, fate cuocere la salsa a fuoco lento coprendo con un coperchio. Dopo circa 10 minuti la salsa avrà iniziato a bollire e si starà iniziando a cuocere, sentirete anche un profumo meraviglioso. A questo punto potete togliere il coperchio e farla rapprendere ancora qualche minuto. Io spero tanto che questo aperitivo vi sia piaciuto, se è così come sempre mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e magari scriveteci qualche commento se avete pensato anche voi a qualche idea per l'aperitivo di Natale, così magari ci scambiamo qualche consiglio. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo alla prossima ricetta di Natale. Ciao!